Mi chiamo Tito Forcellese, insegno storia delle istituzioni politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Teramo. Presento il panel relativo ai sistemi e ai collegi elettorali e sottogruppi nella maggioranza 1861-1892. Dividerò questo breve intervento in quattro punti fondamentali che sono un po' la scansione dei cambiamenti nella legislazione elettorale. Il primo relativo appunto al periodo dell'uninominale a due turni che va appunto dal 1861 fino al 1882, quando viene introdotto il plurinominale con lo scrutinio di lista e con l'allargamento del suffragio, gli esiti del plurinominale e poi il ritorno all'uninominale a due turni. Per quanto riguarda l'uninominale a due turni, il primo periodo, come sappiamo, il sistema elettorale italiano deriva da quello piemontese che a sua volta deriva dal modello francese. Quindi nella legislazione elettorale italiana abbiamo una imitazione di quella francese e sebbene il sistema politico liberale italiano vagheggiasse una imitazione per quello britannico, per la legislazione elettorale invece si seguì il modello francese. Questo anche per quanto riguarda la legislazione in campo amministrativo. Questo è testimoniato anche dalla forte presenza del ballottaggio in tutti i turni elettorali. Se si fosse voluto imitare realmente il modello britannico, che come sappiamo non prevedeva il doppio turno, quindi una maggioranza semplice al primo turno, si sarebbe potuto togliere il ballottaggio. Questo non avverrà mai, avverrà, ci sarà solo una proposta di Minghetti, ma quando ormai la destra storica era minoranza. Altra questione da sottolineare è il fatto dei collegi uncontested, cioè i collegi dove non c'era una reale competizione elettorale. E questi sono pari, secondo molti studi, a un quarto del totale. La tendenziale alternanza bipartitica la si può osservare dalle elezioni del 1870, 1876, 1880. Quando, punto fondamentale nel 76, c'è una svolta con la grande vittoria della sinistra. Questo dimostra che anche in presenza del ballottaggio il sistema aveva cominciato a funzionare premiando appunto l'alternanza di governo. Nell'82 c'è la grande riforma che prevede due momenti. Il primo momento è l'allargamento del suffragio voluto da De Brezis e la componenti della sinistra storica, con l'abbassamento del censo, l'allargamento per le capacità e poi l'introduzione dello scrutinio di lista con i collegi plurinominali. Su questo si sviluppa un ampio dibattito in Parlamento, c'è una commissione, poi con la relazione presentata da Zanardelli, che è un punto fondamentale, ma soprattutto si scompongono le parti della maggioranza, le parti della sinistra storica. Questo per varie ragioni, sicuramente perché la sinistra meridionale, capeggiata da Crispi e Nicotera, non accettava per esempio l'introduzione del voto limitato. Su questo De Pretis fu molto abile e riuscì ad aggregare parti della maggioranza e parti dell'opposizione della destra, per esempio di Minghetti. Quindi, dopo ampio dibattito si arrivò a una legge che possiamo definire però, secondo quello che De Pretis in un dibattito parlamentare aveva già fatto capire, e quindi per favorire le transazioni in politica da una parte all'altra, possiamo definire questo sistema un maggioritario a lista componibile, perché l'elettore poteva scrivere un numero di nomi che appartenevano comunque a liste diverse. Questo provocò, e siamo già nella fase relativa all'introduzione plurinominale, quindi le elezioni dell'82, dell'86 e del 90, provocò evidentemente passaggi dall'una e dall'altra parte politica.
molte furono le critiche da varie parti, sia da sinistra di Nicotera e da destra da parte di Bonghi. Crispi sostituì la guida del governo De Pretis, nel 1890 si tornò alle elezioni, ebbe un'ampia maggioranza e presentò un disegno di legge per ridurre il numero delle province e delle prefetture. Questo provocò una grande protesta nella votazione parlamentare e questa protesta si saldò con quelli che a destra e a sinistra volevano il ritorno al collegio uninominale, perché il collegio uninominale rappresentava meglio gli interessi locali. L'obiettivo della sinistra storica, e parlo soprattutto di evidentemente di De Pretis e di Zanardelli, era quello di formare due parti distinte, appunto con un collegio plurinominale che era più ampio, per cui le idee potevano scontrarsi. Ma in realtà, come ho cercato di spiegare, quel tipo di legge elettorale, cioè maggioritaria lista componibile, in realtà non garantiva questa alternativa.